Ascoltate, adesso non posso occuparmene, ho anch'io qualcosa da chiedere, va bene? Oh, lascia stare, tu vuoi più bene a lei. Noi altre possiamo solo guardare Luna mentre gioisce grazie a te. Scusa tanto se ti abbiamo disturbato, Lincoln. Ti abbiamo scambiato per uno che si preoccupa di tutte le sue sorelle. Ah, d'accordo, venite qui. La vera chiave della persuasione è usare i vostri punti di forza. Bene, gente, siete stati grandi. Mi tratterrei ancora, ma una riunione di famiglia in falegnameria? Oh, Mr. Cock, sei davvero irresistibile. È un peccato che non possa andare al Gran Gala dei Comici. Ci vuole lo smoking e non può permettersene uno. Oh, che disdetta. Cosa? Prenditi lo smoking. Sai, papino, se mi comprerai un nuovo motore per la mia Jeep, sarò la bambina più felice di tutto il mondo. E io sarò la più felice tra i piccoli meccanici. No, oh, come potrei mai dire di no alle mie bambine adorate? Ecco a voi una simulazione del futuro resa possibile dalle mie ultimissime ricerche. Tesoro, ma è meraviglioso! È indubbio, oh, ma non potrà realizzarsi finché non riuscirò a procurarmi alcuni fondamentali isotopi. E allora compra tutti quegli isotopi! Ah! Aspetta, quello che cos'è? Oh, ci sono ancora dei problemi tecnici nel sistema, ma chi sta lavorando? Un altro tiro da tre! Oggi vuoi veramente distruggermi! Ecco cosa succede se sfidi il tuo vecchio padre! Facciamo così! Se questa volta riuscirò a sconfiggerti, mi comprerai un canestro nuovo da mettere in garage! Beh, continua pure a sognare! Tesoro, puoi prendere tu il portafogli dalla tasca? Mi sono slogato, beh, ogni cosa! Oggi noi ricordiamo Lucy Laut, che visse nella speranza di realizzare il suo infantile sogno infranto di possedere un vero scheletro umano. Abbiamo capito, dici quanto ti serve. Ci serve un altro pendiabiti per separare le cose, perché alcuni sono il governo a dividere le mani o capire che... Va bene, basta, ecco i soldi, vi prego, smettete di parlare! E finalmente è il turno del professionista. Io vorrei tanto andarci, sarebbe una magnifica opportunità. E so che li ho già visti, ma questa volta è diverso, perché i posti saranno migliori e andrò nel backstage. Lincoln, devi capire che non importa come ce lo chiedi, la risposta sarà no! È che siamo rimasti al verde e abbiamo dato tutti i soldi alle tue sorelle. Forse se oggi ce l'avessi chiesto prima. Bene, è finita. Ho ufficialmente perso l'occasione di andare ad un concerto per VIP. Biglietto VIP per un fratello molto importante. Per la maglietta e lo smoking del Gran Gala. Lui per il nostro guardaroba. Io ve l'avevo detto che non volevo cantare. Ma come li avete convinti? Grazie ai consigli di un vero professionista abbiamo imparato come farci dire sempre di sì. Di tutti i fratelli sei il migliore, lo sai. Wow, i miei amici non mi crederanno mai, vero? In effetti, se non fossimo qui anche noi. Ci hai detto che ti sei dato da far. Hai dato una mano.